Ciao ragazzi, qui Marchettino. Siamo tornati nel Tempio della Ferrari da Mastro Baldini, ovviamente con lui. Secondo me sto male. Oggi prodotti italico cambio. D'eccellenza. 512 TR, rappato dal Lapone Nazionale. Andiamo. Secondo te stavo male? Si va? Si va a giocare? Ciao! Euro, Roma Capitale, prodotto italico. E che prodotto italico? Perché c'è la lap dance e la lap car. E questa è una 512 molto particolare. Che c'ha di particolare questa macchina? A parte che la guidi te adesso. Beh, per vari motivi. Questa era in origine una testa rossa coupé. Una testa rossa? Testa rossa è solo coupé. Diciamo che qui siamo solo pronti. Una l'ho fatta da Maranello, testa rossa spada originale, ed era dell'avvocato. Questa qui è una creazione by Scuderia Baldini. Esatto, questa è una creazione di Fabio, che non è ingegnere, ma l'ingegneria sembrerebbe conoscerla. Direi di sì, ha creato veramente un bel capolavoro e successivamente pellicolato dalla Poelcan. Personalmente, cioè l'Apo si è messo là col taglierino, esatto, la pellicola e ha rappato. Gennaio, scappottati, Roma Capitale, secondo te sto male? Temperatura eccezionale, 12 cilindri, questa volta ci spinge da dietro. E cambio manuale, che è accoppiata. Che è accoppiata, Ma c'è solo un punto debole, l'anello debole è il marketage. Siamo on board un prodotto italico con 428 cavalli, senza ABS. Vecchia scuola, senza neanche controllo di Niente. Questa te la metti per cappello che manco te ne accorgi. Ma giusto la radio, ma non ci serve. Ma non ci serve perché questo è proprio il sound. This is the sound of freedom. Cioè la libertà che ti dà il cappello davanti a nessun'altra macchina. Sentire un 12 cilindri senza il tettuccio è veramente appagante. È tanta roba, sì. Soprattutto di una vettura che non esiste in questa conformazione, insomma. Oggigiorno in Ferrari no. Tanto bistrattata, no? Degli anni 80, tu sì, non eri ancora nato. Questa famosa Ferrari si diceva che era veramente inutile da comprare perché inguidabile. Gente che la comprava ci faceva 1000 km l'anno. In realtà probabilmente era un po' retaggio culturale. Non mi sembri così sotto pressione. No. Sembra che te la stai godendo abbastanza bene, insomma. C'ha anche quel fascino e quel gusto retro che è veramente una libidine guidare una macchina. Appena avremo spazio faremo. Perché io quando la Ferrari di solito le braglie spalanca la mano, sì. Io mi sto addormentando. Ecco. Che no! È al dietro là! Thank you Enzo! ho frenato decisamente. Vale. Si è accesa una spia. Io ho motivo di pensare che il sensore del cofano sta. Sì, basta problemi con Ferrari e Company, basta. Direi che non si scende più. Alle blu, anche perché poi l'apertura è contro vento, non richiamo niente. Se era almeno su questa. Insomma. Tanta. Con la canzone Thank you Enzo, Ferrari 512 TR, prodotto italico, vintage, scappottato. Beh, eccezionale. Devo dire, bella anche questa iniziativa del Lapone Nazionale, Ha fatto una cosa abbastanza... Beh, divertente. Particolare. Intrigante. Non ho mai visto fare grandi cose alle persone normali. Lapone sicuramente è una persona che è molto estroso, si diverte e fa bene. Guarda un'altra particolarità, siamo fermi ma il contachilometri segna che siamo a 20 siamo, all'ora. Perché la Ferrari sta avanti, la Ferrari più veloce, la Ferrari wow, ne ha. Qua siamo su parte del tracciato che sarà oggetto di Formula E. Ma vuoi mettere e farlo con un 12 cilindri? Insomma, godiamocelo un po' questo salto. Vai là là! Vai! Ebraia! Spalanca! Voglio andare a sentire in alto!
mercato del collezionismo di questo risentirà, però qua siamo qui con 12 TN, non abbiamo neanche questo problema. 448 cavalli, esatto, no sistemi di controllo, oltre 310 km/h di velocità massima. Non li voglio neanche pensare per i 10 km sulla macchina così. Ci voglio. È un 0 a 100 di tutto rispetto, perché siamo sotto i 5 secondi in una macchina che ha ormai 26 anni. Beh, sempre 26 anni. Quando le macchine facevano 220, 230, 310 fa. 314 per essere precisi. Senza ma... controlli elettronici. No, ci vuole un pelo sullo stomaco. Bisogna essere matti. Ma bisogna saper guidare. Anche. Diciamo che a 300 all'ora bisogna saper guidare con tutte le macchine. Però con questa mi vengono i brividi solo a pensarlo. Mi viene da piangere solo a pensarlo, che tendenzialmente è un motivo di pensare che si alleggerirà molto su avanti. Avendo il motore dietro, questo sì. Succede anche alle Porsche ovviamente. Io mi ricordo la mia SC dell'82, la mia Porsche 3000 SC a 250, 260, cominciavamo a snazzicare un po' davanti. Era un po' leggerina. E ti fa come dicono i guanti, ti fa di questo, destra e sinistra, e ci vuole un po' di pompaggio. Perché devi tenere giù il pedale, anzi è quello il momento di tenere giù il pedale. Il rigidimento è importante su questa macchina. Sì, perché comunque non puoi semplicemente tagliare il tetto ed è finita lì. Diventa una macchina che ha un telaio che è inguidabile. E quindi Fabio, oltre ad aver segato il tetto, ha portato tante modifiche alla struttura della macchina per renderla guidabile. E credo che abbia diminuito gli spazi di frenata rispetto all'originale. Sì, diceva che aveva migliorato del 30% la frenata della macchina. Ingegneria è semplice, se la conosci. Sensazione di guida? Qui nel traffico di Roma è una macchina un pochino impegnativa, perché comunque la frizione è un po'... è veramente dura. Beh, Marco, che il polpaccio... cosa sai che prende fuoco? Il polpaccio sinistro? Ma... è pesante la frizione. Molto. E anche lo sterzo è veramente duro e l'angolo di sterzata non è un granché. Non ce n'è, l'angolo di sterzata non ce n'è. Però insomma, ti ripeto, in quegli anni lì si diceva la Ferrari impossibile avere... sì, un po' impegnativa, però guidabile. Sì, sì. Cioè insomma diciamo che c'è di peggio. E ora sì, era De Braia, spalanca da centro! Perché siamo arrivati a un tavolo! Se Belen ti apre le cosce! De Braia, spalanchi e ci dentro! La sensazione che da Ferrari ti dà è unica! 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 Enzo Ferrari, che uomo! Che genio! Che sognatore, che visionario! Ferrari avrebbe dovuto produrre sta macchina in serie. Sì. Avrebbe dovuto farlo. Pensa che macchina. Io la testa rossa me la sono sempre immaginato come l'auto perfetta Spider. Con una cappottina sottile sottile, bassa bassa. Immaginatela questa in Miami Vice. Guarda l'espressione. Mamma mia, questa mia. È gli anni 80. Questa è gli anni 80. Per caso è dietro una cassetta di Phil Collins. I can feel it coming when I'm alive. Faceva un po' così, non so cantare. È una capsula del tempo sta macchina. Beh, questa è... beh, io mi ricordo che quando è uscita questa macchina è stata talmente un cambiamento di linea e di stile rispetto alle precedenti. Sì. Devastante, perché insomma passiamo dalla 348. Un po' lo stile ce l'ha, ma... la 348 c'ha le due grigliette laterali. Qua abbiamo un tavolo da 8 posti dietro. È larga, unica, veramente... ha una linea veramente... unica. E a 26 anni dalla sua produzione è... non dico attuale, ma è fantastica. Sì. Immagina farla in versione un po' moderna, cioè attualmente rifare una macchina del genere... sarebbe fantastico pensarla con la tecnologia attuale, la cavalleria attuale. Un sogno, un sogno. Seconda marcia? Seconda marcia, qui abbiamo un cambio manuale a 5 marce. La marcia sono griglia. Piuttosto lunghe. Eh sì, la terza l'hai messa poco. Forse una volta. Tu Marco, che lo conosco bene, tu hai guidato anche delle Ferrari moderne di configurazione manuale. Esatto. La 599 e il 430. Beh, diciamo che comunque quelle lì, essendo anche Ferrari più recenti, sono, anche se manuali, sono molto più vivibili e sfruttabili. Questa devo dire che comincia a essere stanco. No, ma ci credo che inizia a diventare impegnativa. Adesso infatti guido io tra poco. Tra poco guido io, infatti. Perché io sono abituato ad andare un po' forte in macchina, qua mi sto addormentando. Tu andresti molto d'accordo con l'Apo allora. Beh, lo sai, per me il wrapping
è questo, cioè il rapping per me è estremo. E gioco. Oh, oh. Snaus. Paura. Fa... No, paura no, più che altro. No, perché poi voglio capire chi paga cosa. Ah. No, ma paura no, siamo 20 all'ora. Il rapping per me è estremo, c'è una via di ritorno, una cosa che si mette e si protegge la carrozzeria, la verniciatura originale. Hai messo una pellicola, la puoi levare, falla rosa metallizzato, falla giallo come palme viola, falla come te pare, falla come non la compreresti mai verniciata. È una macchina che forse fa parlare anche meno delle altre, perché è talmente poca la tecnologia. Qui comanda il motore. Cioè, sì, qui abbiamo. Hai veramente poche cose, è più meccanico che elettronico. Diciamo che sono sufficienti, perché sono gratificanti. A me questo tipo di filosofia piace. Pure a me. Questa è la macchina, gli devi dare del lei. La macchina che va rispettata. Va rispettata. Rispetto che produrrà. Va rispettata, perché se non la rispetti questa demolisce. Qua ci vuole il pelo, qua viene fuori la personalità. Marco, prendiamo le accorte che io vorrei sentire un po' cantare questo Sound of Freedom, che insomma... Erano un po' tappati questi cavalli qui nel centro. Non capita tutti i giorni, no? E quindi sfruttiamola. Roma è bella, ma anche poter tirare un TR è più bello. Cioè, poter tirare un TR a Roma è ancora più bello. La terza l'hai mai messa, Marco? Poco. Incredibile, eh? Quindi marce molto lunghe. E poi guidandola fa veramente strana... sia le dimensioni dei pedali ma anche la posizione della pedaliera, perché io ho il volante davanti a me ma non ho... Perché la pedaliera sta dal lato passeggero? Perché è una Ferrari vecchia scuola. Probabilmente quando hanno progettato sta macchina poi si sono resi conto che dovevano incastrare da qualche parte i pedali. Dicevo, potremmo anche mettere la pedaliera. Quindi io mi ritrovo il volante davanti e la pedaliera un po' più a destra, quindi ho le gambe storte. Diciamo che dopo un viaggio a Roma Milano c'hai due sedute di fisioterapia. Ah, che previsto. Ma d'altronde è la bellezza dell'imperfezione, no? Sì, esatto. Troppo perfette, anche noiose. Le belle donne sono un po' capricciose. Te lo fai sentire un po' come suona questa bimba? Come l'ha pensata il dottor Enzo? Il genialoide? Molto equilibrata. Ovvio che devi stare attento, però la sento abbastanza composta. Cioè, secondo me c'è una linea sottile che non va superata. Esatto. Ecco. Oh, ebraia, Marco. Spalacca! Ah, viva l'Italia! Viva l'Italia, viva la vita! Per bei momenti. Quanto sono belle quelle macchine. Da bambini si gioca con le macchinine, da bambinone si gioca con le macchinone. Dai, Marco! Senti come parla italiano! Dai Marco, dammelo! Una Giulia davanti a noi! Prodotto italico, verso prodotto italico! Una bella lotta! Butta sta terza, dai la gioia! Oh! Ha detto finalmente! È stata liberatoria, pure la quarta, niente! No, siamo in quinta! In quinta? No, siamo in quarta! È la prima volta che mettiamo la quarta nel video! Perché c'ha il cambio invertito questa qua, no? Allora, questo giochino che hai fatto te adesso, io l'ho fatto sbagliando, ho fatto quarta seconda a 160 all'ora con la moglie e la macchina ha reagito alla grande. Maserati, Ghibli, Giulia, Panda e 512 TR, solo prodotti italici nella capitale. Teniamo tra di noi il circolante. Parliamo di italico sound, vai! Quello con la smart ci fa tappo, ci sta facendo muro! Il tedesco non ci vuole. E butta la dentro, non sta sicuro intanto, tienla pronta! La voglia pronta! Oh. Mamma mia! Mamma mia! Che slitta! Ignorante con la A. Questo è quello che vogliamo sentire. Ora
abituato a uno che scala, Marco, scala per favore. Dai, corri! Questa è l'essenza dell'Italia. Devo riprendere fiato. Mamma mia! Come va? Tanta roba, eh? 12 cilindri di solito sono abituato da davanti, da dietro spingono tanto. Un terza, quarta, emozionante. Mi piace quando ti spingono da dietro, eh? Marco! Siamo amici, siamo snaus. Che macchina, ragazzi! Evviva, un wrapping eccellente. E Badini Nazionale numero uno. Unica pecca, macchettina.